un luogo dove l'anima può innalzarsi al cielo ed un altro da cui poterlo scrutare per ammirare la bellezza di stelle e pianeti. Ad Anzi, sulla cima del Monte Siri che domina l'abitato sottostante, la Cappella di Santa Maria e il Planetario Osservatorio Astronomico sono il punto di contatto tra cielo e terra. La Cappella di Santa Maria è del XVI secolo e conserva al suo interno un ciclo di affreschi del Cinquecento dedicato alla vita di Cristo e della Vergine, attribuiti a Giovanni Todisco. 18 episodi che occupano la parte della parete sud e quasi per intero la parete occidentale della chiesa. L'inserimento da parte dell'artista di riferimenti ad elementi locali come provoloni appesi nella scena della Natività sono il modo con cui il sacro si avvicina alla semplicità del popolo. La pala dell'altare, eseguita dal monaco Manchelli intorno al 1600, rappresenta la Vergine con il bambino che dispensa i rosari ai suoi devoti. Intorno, suddivisi in 15 riquadri, i misteri del rosario. Dio è ovunque, ma quando si avvicini al cielo, lo spirito si innalza in preghiera lasciando, dietro di sé, l'alternarsi delle stagioni. Lo stesso cielo a cui far tendere lo spirito si riflette nella cupola del Planetario Osservatorio Astronomico. Così come gli affreschi della Chiesa avvicinano Dio agli uomini, al planetario la scienza dell'universo si condensa in lezioni di conoscenza. Ammirare la rappresentazione della volta celeste e poi osservarla direttamente con il telescopio riflettore tra i più avanzati del Sud Italia. Da qui si domina l'abitato di Anzi, la valle e gli orizzonti dove terra e cielo si uniscono per restituire agli uomini un anelito di eternità.